Ed eccoci collegati, buon pomeriggio a tutti. Si balla, oggi è un'altra giornata di movimenti abbastanza importanti sui mercati finanziari. Buon pomeriggio a questo appuntamento webinar organizzato in collaborazione con Exane. Quindi do il mio benvenuto in particolare a Antonio Manfrè in collegamento. Ciao Antonio, ci sei? Ciao Pierpaolo, buonasera a tutti. Buonasera anche a te. Naturalmente con te oggi andremo a vedere come di consueto diverse idee di investimento che vi caratterizzano, in particolare un'importante novità che avete quotato sul mercato proprio in queste ultime 2 settimane, un meccanismo inedito, del tutto inedito e tra l'altro devo dire anche veramente molto interessante, posso anticipare, che caratterizza le nuove emissioni. Crescendo rendimento, quelle che insomma il mercato, al di là del nome commerciale che date voi, insomma ormai conosce come prodotti con cedole e opzioni autocall. Parleremo naturalmente diffusamente in maniera importante quindi di questi nuovi certificati con meccanismo relief, dopodiché andremo a vedere qualche idea selezionata dal nostro ufficio studi che possa essere utile a chi è alla ricerca anche di idee più o meno di breve termine oppure piuttosto che insomma qualche soluzione un po' particolare. In queste giornate particolarmente volatili sul mercato, anche oggi fino alle 16 eravamo tutto sommato ancora abbastanza a galla dopo le ultime 2 sedute particolarmente negative, poi ancora una volta un dato americano ha spiazzato un po' gli investitori e quindi vediamo come il ribasso si stia accentuando con l'America nuovamente il ribasso di oltre 0,7 e per quanto riguarda l'Europa FTSE MIB meno 0,63, Eurostoxx meno 0,88, questo sui contratti future. Per quanto riguarda il DAX, ricordo che oggi invece cammina solamente il contratto derivato, mentre è chiuso l'indice, il cash. Insomma, questo a livello azionario, anche sul movimento valutario, comunque è stato abbastanza accentuato, però insomma, tutto sommato è sul mercato azionario che ci concentreremo anche oggi. Naturalmente, vi ricordo che potrete interagire con me, Pierpaolo Scandurra, e con Antonio Manfrè, con il pannello situato alla destra del vostro monitor, per poter appunto porre qualsiasi domanda. In particolare mi aspetto comunque interesse e comunque domande proprio sulle novità che Exane e in particolare il team di Antonio Manfrè ha ideato e ha quotato sul mercato. Io non perderei altro tempo, anche perché voglio comunque cercare di dare ampio spazio a tutte le idee che abbiamo da condividere. Quindi, Antonio, io andrei immediatamente ad assegnarti il controllo del monitor, così che tu possa farci vedere questi nuovi crescendo relief, o comunque questi nuovi certificati caratterizzati da questo meccanismo, ripeto, inedito sul mercato italiano. E devo dire, prima di lasciarti la parola, che a primo impatto mi era sembrato di vedere qualcosa di simile a un'opzione che già esiste sul mercato, devo dire invece, poi andandola ad approfondire, è una verità, è una vera e propria novità. Quindi a te la parola, Antonio. Perfetto, grazie, grazie mille Pierpaolo e grazie a tutti di partecipare a questo incontro ormai ricorrente con i nostri webinar fatti insieme appunto a Pierpaolo Scandurra. Allora, oggi l'obiettivo è quello di presentarvi questa novità, diciamo recentissima. I primi prodotti sono arrivati in quotazione intorno alla scorsa settimana. Il primo prodotto infatti aveva data inizio quotazione, i primi prodotti hanno dato inizio quotazione il 20 di settembre e come vi dicevo si tratta di una novità rispetto ai prodotti autocallable e più in generale i prodotti Phoenix o quelli che Exane ha ribattezzato i crescendo rendimento. La novità consiste appunto in quello che noi abbiamo chiamato l'effetto relief.
Quindi in linea di principio il prodotto è un prodotto appunto autocallable che paga una cedola condizionata mensile legata a un basket worst off, cedola che presenta l'effetto memoria, quindi ribadiamolo, l'effetto memoria che consente appunto di recuperare le cedole perse durante la vita del prodotto non appena si riverifica la condizione per il loro pagamento. Questo prodotto questa tipologia di prodotti hanno inoltre la possibilità di rimborso anticipato mensile con delle barriere di autocall decrescenti, quello che appunto chiamiamo l'autocall step down, quindi barriere che a partire dal sesto mese iniziano al 100% e ogni 6 mesi diminuiscono del 5%, quindi partono al 100%, poi vanno al 95, 90, 85, fino ad arrivare praticamente all'ultimo semestre dell'ultimo anno con la barriera di autocall all'80%. E fin qui fondamentalmente sono prodotti che in un certo senso conosciamo già, che diciamo sono caratteristiche presenti, scusate, meglio dire, sono caratteristiche presenti già in altri prodotti disponibili sul mercato, ma la vera novità appunto sta a scadenza, in particolar modo nella protezione che c'è a scadenza. Qual è quindi questa novità? Fondamentalmente la novità consiste nel fatto che il classico prodotto worst off ti restituisce il valore nominale, ti restituisce i 1000 euro soltanto nel caso in cui tutti i sottostanti si trovino al di sopra della barriera. Con barriera europea, chiaramente questa condizione deve essere valida soltanto, è una condizione che va monitorata a scadenza. Nel caso in cui un sottostante, appunto nel caso dei basket worst off, un sottostante si trovasse al di sotto della barriera, la protezione salta, non c'è più, e di conseguenza il capitale è a rischio e si è indicizzati all'andamento del titolo peggiore all'interno del basket. Questo è il funzionamento, diciamo, dei prodotti autocallable standard. Nei prodotti relief, diciamo che quando un sottostante, soltanto uno, si trova sotto la barriera, rimane ancora la protezione del capitale. Quindi immaginiamo di trovarci nel caso di un basket worst off composto da tre titoli e a scadenza abbiamo due titoli sopra barriera e uno soltanto sotto barriera, e la versione standard si riceverebbe l'andamento del titolo peggiore e la versione relief si mantiene ancora la protezione del capitale. Quando si inizia a perdere sul capitale, quando più di un sottostante, quindi al minimo due sottostanti, ipotizzando il basket di tre, si trovassero al di là della barriera. E in quel caso rimane comunque l'indicizzazione sul titolo peggiore. Io ho preparato giusto una semplice slide per cercare di rendere il concetto ancora più, come dire, ancora più immediato. Quindi praticamente la linea blu vi sta a indicare il caso in cui, ipotizzando una barriera a 70, questo è proprio un caso scuola, il caso in cui un sottostante soltanto si trovasse al di là della barriera, quindi al di sotto della barriera della protezione, ribadisco, questo è un esempio con una barriera a 70, il rimborso continua a essere a 1000 euro. Nel caso della linea rossa, due o più sottostanti si trovano al di sotto della barriera, e quindi nel nostro esempio del basket di tre abbiamo due sottostanti al di là della barriera, in quel caso appunto si riceverà come nei prodotti standard l'andamento del titolo peggiore. Questo quindi diventa, come dire, un effetto sicuramente interessante nell'ottica di avere prodotti, seppur come dire, con protezione condizionata del capitale, prodotti che quantomeno presentano un profilo di, come dire, un profilo di rischio-rendimento più conservativo. Infatti, in questa tipologia di prodotti, quelle che sono le esposizioni classiche che implicitamente si vanno a prendere acquistando i prodotti worst off sono più attenuate. Che cosa voglio dire? Implicitamente, quando si acquista un prodotto legato a un basket worst off, e più precisamente un prodotto di tipo Phoenix, piuttosto che crescendo rendimento, che è esattamente la stessa cosa, implicitamente si assumono due tra le diverse, oltre all'esposizione naturale che uno va a prendere sui sottostanti, implicitamente si assumono due posizioni. La prima è una posizione corta sulla volatilità dei titoli.
ovvero il prodotto, quindi l'investitore, beneficia di una diminuzione della volatilità, e l'altra posizione che si assume, che è, come dire, di un grado leggermente superiore, è quella sulla correlazione. In un prodotto worst off, fondamentalmente, chi lo acquista assume implicitamente una posizione lunga correlazione. In che senso? Io voglio, in termini diciamo più intuitivi, l'investitore si trova in una posizione migliore quando la correlazione tra i titoli del basket aumenta, perché di fatto aumentano le probabilità che tutti i titoli possano trovarsi al di sopra della barriera. Nell'effetto relief, scusate, nei prodotti relief, questi effetti, quindi questa sensibilità, sono più ridotte. E proprio grazie a questo aspetto un po' più tecnico, di fatto abbiamo dei prodotti che in termini di mark to market possono avere una sensibilità minore all'oscillazione dei sottostanti, proprio in virtù del fatto che fino a un sottostante sotto barriera, quindi l'effetto relief, uno solo sotto barriera, la protezione a 1000 euro, quindi al valore nominale sul certificato, rimane invariata. Ecco Antonio, quindi la caratteristica che distingue questi certificati e che, come ti dicevo, li rende anche unici è che, a differenza, naturalmente noi osserviamo tutto il mercato, quindi come tra l'altro avevo anche già condiviso personalmente con te, inizialmente poteva sembrare un qualcosa di simile a ciò che già esiste, ovvero c'è una data ben precisa in occasione della quale se un sottostante è sotto barriera, quello viene eliminato dal basket, altrimenti se in quella data il sottostante è al di sopra di quella barriera, rimane nel basket con tutte le conseguenze potenzialmente negative. Qui invece si elimina questa osservazione intermedia e si arriva direttamente alla scadenza, il che vuol dire che quando tu mi vai a creare un basket con tre titoli, fondamentalmente per poter iniziare a perdere è necessario che siano due i titoli sotto barriera e non tre. E non uno, come invece, scusa, avviene normalmente, il che vuol dire perché uno verrebbe a quel punto eliminato, giusto? È esattamente così. Sì, fondamentalmente io arrivo a scadenza e a scadenza vado a vedere qual è la situazione sui miei sottostanti. Tutti sopra barriera, ok, situazione standard, ricevo comune più che standard alle versioni classiche, alle versioni che conosciamo già, ricevo i 1000 euro. Se c'è un sottostante, ribadisco, uno solo sotto barriera, nella versione relief continuo a incassare, continua ad avere la restituzione del valore nominale, quindi dei 1000 euro, più di un sottostante sotto barriera, quindi al minimo due, ma possono essere chiaramente anche tutti e tre, sono legato al peggiore di, quindi al worst off. Ma questa è una considerazione che faccio soltanto a scadenza, non in osservazioni periodiche. Ecco, mi viene in mente ad esempio anche di recente qualche vostro certificato che è andato a scadenza, ad esempio aveva titolo aurifero che non ha performato esattamente bene, ricordo insomma una performance di circa l'80% negativa rispetto allo strike iniziale, perché purtroppo titolo particolarmente volatile. Ecco, mi immagino quel certificato, se avesse avuto l'effetto relief, praticamente avrebbe potenzialmente salvato il capitale anche a fronte di un meno 80% del titolo, perché poi all'atto pratico gli altri erano invece al di sopra della barriera. E quindi ecco, forse hai fatto già benissimo, e anzi, devo dire, devo riconoscere la massima trasparenza anche in questo, e di questo ti ringrazio, a chiarire anche il meccanismo della correlazione, cioè che chiaramente rispetto alle emissioni classiche. E qui magari si va a cercare meno, non parliamo di decorrelazione, ma parliamo, diciamo, di una correlazione un po' più alta rispetto a quello che magari avviene in altre strutture. Però ecco, in una situazione dove appunto vedo ad esempio Pietro, che ci scrive, che ricorda di questa emissione, ecco, in quell'occasione ci si è agganciati al peggiore con una pessima performance e sarebbe stato invece eliminato dal basket. Quindi assolutamente, secondo me, è un effetto questo del relief che va preso assolutamente in considerazione, perché consente di eliminare il rischio chiaramente del cigno nero su uno dei tre titoli. Poi è evidente, vedo comunque dei basket abbastanza settoriali,
ma questa tra l'altro non è una novità per voi, è un qualcosa che avete sempre fatto. Quindi tendenzialmente si potrebbe pensare in un basket Volkswagen, Renault, Fiat, tre automobilistici, va male uno, vanno male tutte e tre, ma poi in realtà non è poi neanche così, perché se guardiamo molti basket settoriali che avete fatto in passato, magari anche lì ci sono titoli che sono saliti, altri che sono scesi. Insomma, devo dire che mi piace molto, tra l'altro mi sembra di vedere che non abbia neanche tutto questo costo che va ad impattare né sulla barriera né tantomeno sulla cedola. Correggimi se sbaglio, comunque vedo comunque delle ottime cedole mensili. Sì, no, allora, questo primo blocco di prodotti che sono appunto sei, e come giustamente facevi notare, in un certo senso sono abbastanza settoriali. Vediamo il settore bancario, vediamo il settore auto e il settore un po' legato al mondo tecnologico e dei semiconduttori. In questo caso, essendo basket, comunque titoli dello stesso settore, l'impatto di cui parli tu è un impatto relativamente basso, perché chiaramente l'effetto relief dove si paga da un rendimento più basso o a parità di condizioni o una barriera che può essere più alta, sempre a parità di condizioni con la versione standard. Dove inizia, diciamo, ad avere un impatto anche abbastanza importante in termini di costo, quando lo vado a strutturare chiaramente su un basket estremamente decorrelato. Quindi dove vado a prendere titoli che tra di loro hanno una correlazione molto bassa. Allora, in quel caso intuite anche il perché l'effetto relief può avere anche un costo notevole. Quindi bisogna trovare, come dire, il giusto ribilanciamento, sia per diciamo, ad avere un buon rendimento potenziale, e allo stesso tempo avere un buon livello sia di protezione a scadenza, ma poi secondo me anche un aspetto importante da tenere in considerazione è anche quello che sarà il comportamento sul mark-to-market, ovvero quelle sensibilità che sono più ridotte rispetto ai prodotti standard sul movimento dei sottostanti. Ecco, ad esempio, possiamo proprio a questo proposito, volevo vedere una cosa. Stavo guardando il prezzo del certificato su basket bancario, perché volevo vedere un po' dalla discesa di questi giorni come stava incidendo sul prezzo. Magari prendiamo quello Intesa Unicredit Sogen, l'ultimo. Quindi diamo un'occhiata un po' al sito, volevo appunto capire un po', perché mi sembra vedere attualmente quasi sui 9,78, esatto, quindi è sceso sul bid, quindi sul denaro di circa 3 punti percentuali, però vediamo che in realtà il worst off, quindi il titolo Unicredit, perde il 9%, quindi questo a dimostrazione di come il certificato in questo momento stia tenendo abbastanza bene rispetto alla performance, non solo alla performance negativa di Unicredit, e tra l'altro anche accompagnata da Sogen, quindi in questo caso l'effetto relief forse sta soffrendo un po' perché sono due i titoli che stanno scendendo allo stesso modo. E poi ricordiamo anche che non solo stanno scendendo i titoli, ma è salita la volatilità, il che chiaramente impatta negativamente sul prezzo dei certificati per l'effetto probabilità di raggiungere la barriera. E quindi insomma un 3% di perdita sul certificato a fronte di un meno 9, tutto sommato, insomma, questo anche per vedere un po' effettivamente in pratica come tengono, ecco, i prezzi dei certificati con questo meccanismo. Sì, assolutamente. Inoltre questa aggiungo alle due osservazioni assolutamente corrette, aggiungo come questa sensibilità chiaramente varia nel corso del tempo. Sono prodotti che sono stati appena emessi, quindi c'è anche la componente temporale da tenere a mente. Fondamentalmente è un prodotto che è ancora davanti tutta la sua vita. Però l'aspetto interessante è che, nonostante siamo ancora all'inizio del prodotto, abbia già un'ottima resistenza al ribasso di Unicredit intorno al 9%. Queste sono performance calcolate alle chiusure di ieri, tenendo presente che comunque i livelli di barriera, ad esempio
in questo caso il livello di barriera sul capitale è posto al 60% dello strike, quindi fino a ribassi dallo strike del 40%, mentre sulla barriera cedola è posto leggermente più alto al 65%. Ecco, in termini proprio di punti, quindi di euro, rivediamo la tabellina di prima, ad esempio qui su Intesa e UniCredit, la barriera praticamente sarebbe, beh, ce la dobbiamo calcolare, pensavo ci fosse una tabellina, vabbè, ma ci vuole un attimo, 2,1435 per 0,6, quindi su Intesa abbiamo una barriera 1,28 e su UniCredit a Unicredit, 6,75. Insomma, esatto. diciamo che 6,75 è un livello che UniCredit non ha mai visto, Intesa 1,28 erano altri tempi. Insomma, comunque interessante. Oh, invece, curiosità adesso, visto che siamo come sempre, ovviamente, in diretta e c'è un titolo che oggi sta parlando particolarmente, più degli altri, che è il titolo Tesla, che purtroppo, insomma, non riesce a convincere del tutto, insomma, ordini un po' inferiori alle attese, o meglio, li consegne inferiori alle attese. Quindi in after hour ieri meno 4, oggi è arrivato a meno 7,50, attualmente meno 5,34. Vediamo un attimo il 2022-4, quindi questo qui. Allora, il 20. Opla. Allora, in questo momento sta quotando 9,45-9,55. Considerando che nonostante il ribasso di oggi, Tesla non sarebbe comunque il titolo peggiore, perché c'è anche Netflix che ha perso fondamentalmente Ah beh, un sì, 8 e infatti è mezzo. Netflix il peggiore, hai ragione, perché Tesla comunque ha fatto uno strike abbastanza basso, adesso siamo a Però 2,29 su 2,42, perde il 5, scarso. forse potrebbe essere il worst off nell'altro basket, nel Ford General Motors e Tesla, vediamolo subito. No, neanche in questo No, caso, quindi neanche qui. siamo No, vabbè, sotto. avevate fatto uno strike buono, diciamo, su Tesla, quindi poi c'è anche da dire che stava comunque negli ultimi giorni si era abbastanza stabilizzata e poi vabbè, è arrivata un po' questa brutta notizia ieri sera in chiusura. Chiedo a Mario, puoi specificarmi meglio, nel senso qualsiasi ordine sul mercato a prescindere dal tipo di certificato o riferito a questi certificati relief? Quindi se puoi magari chiarirmi un attimo meglio, così proviamo eventualmente a capire su questo specifico. Antonio, dice Mario che questa mattina sulla sua piattaforma, tanto non credo che sia fondamentale dirlo, ma insomma, qualsiasi ordine veniva rigettato per questo certificato qui. Forse perché, non lo so, quotavate stamattina regolarmente, Sì, o allora forse stamattina nell'after hour quotavamo. di Tesla c'era molta volatilità e quindi non riuscivate a garantire quotazione? Non lo so, vado per ipotesi. Allora, ad essere onesto, sul prodotto specifico, non, come dire, non ricordo se effettivamente ci siano stati problemi. Suppongo però che visto il movimento su Tesla, magari Guarda, intanto lo sto andando a verificare, così non Sì, lasciamo nulla al caso. ci sia stato qualche forse interruzione di contribuzione. So di per certo che su alcuni prodotti con sottostanti titoli tedeschi ci sia stata qualche difficoltà per il Ah, fatto che beh, il certo, mercato sia era mercato pure chiuso. chiusa l'ora di Mercato mercato, sì. chiuso. Però su questo Guarda, sì, ti confermo che non effettivamente questo stamattina ha aperto alle 9:06, ma per tutta la mattinata non ha quotato fino a quando poi non ha aperto il mercato, diciamo un'oretta e mezza prima dell'apertura del mercato americano. Quindi, secondo me, era una problematica legata al fatto che Sì, e Tesla allora veniva fosse vista. stato, credo proprio di sì, credo proprio di sì. E allora, per il pagamento delle cedole, il meccanismo si segue invece il meccanismo worst off, vero? Cioè tutti i titoli devono essere sopra barriera. Sì, il meccanismo worst off rimane valido sia per le cedole che per il rimborso anticipato. Quindi tutti sopra la barriera per essere da un lato ricevere la cedola, che è comunque l'effetto memoria, e dall'altro per il rimborso anticipato, che appunto, come vi dicevo, ha le barriere di autocall decrescenti.
Ok, beh, insomma, dai, mi sembra, ripeto, mi sembra un'ottima innovazione. Naturalmente il mercato deve iniziare anche a scoprirlo. Devo dire che guardando i volumi di alcuni di questi certificati mi sembra che già si siano mossi abbastanza bene, che vuol dire che comunque i meglio informati, cioè quelli che hanno seguito anche il nostro Certificate Journal la scorsa settimana, dove ne abbiamo parlato analizzandoli, anzi. Rinnovo eventualmente l'invito per chi volesse saperne qualcosina in più ancora a leggere l'ultimo Certificate Journal dove ne abbiamo fatto un approfondimento per spiegare il meccanismo e vedere un po' nel dettaglio i vari prodotti. Quindi ecco, probabilmente dopo quell'articolo, anche insomma in prossimità della quotazione, qualcuno l'aveva appena scoperti e devo dire che sono piaciuti. Una domanda un po' più generale che ti giro da parte di Michele. Cosa accade al certificato se un titolo viene delistato, ovvero sospeso? Cioè, quindi facciamo i due casi, uno della sospensione e uno proprio del delisting. Allora, se il titolo dovesse andare in delisting, normalmente si entra nel campo un po' delle corporate action per i certificati, nel senso che essendo un caso molto particolare va poi analizzato, come dire, caso per caso. Però un'esperienza che abbiamo avuto in passato fondamentalmente ci ha portati alla sostituzione del titolo, quindi nel caso di delisting di una sostituzione del titolo con un titolo equivalente o per parametri tecnici, quindi di dividendo e di volatilità fondamentalmente, o per diciamo appartenenza settoriale. Quindi poi questo è un caso, come dire, che abbiamo avuto nel Erano telefonici, era tipo qualcosa con Sì, se non ricordo male, sì, BlackBerry. era un telefonico esatto che è stato sostituito appunto con BlackBerry, che è stato appunto sostituito con BlackBerry. Anzi, ecco, il caso è stato che poi è equivalente, sarebbe stato equivalente, di un basket che aveva al suo interno Alcatel e Nokia. Dopo la fusione, dopo l'acquisto da parte di Nokia di Alcatel, siamo trovati con un basket che inizialmente era di tre con due titoli. E quindi Alcatel era stato sostituito da BlackBerry, quindi stesso settore e parametri tecnici più o meno simili, e di conseguenza si è proceduto alla sostituzione. Il caso della sospensione, diciamo che abbiamo avuto in passato il caso di un titolo che per molto tempo è stato sospeso dalle negoziazioni, fondamentalmente, quindi mi passo se volete un po' sull'esperienza storica, perché poi sono casi molto particolari, non sono in un certo senso equivalenti allo stacco del dividendo straordinario, alla fusione o all'operazione di M&A, dove lì fondamentalmente si va a seguire un po' l'aggiustamento che il listino sul quale il titolo è quotato ti suggerisce, quindi il famoso coefficiente K. Tornando alla domanda della sospensione, ci è capitato che per un lungo periodo di tempo il titolo fosse stato sospeso. Allora, in quel periodo fondamentalmente il certificato non faceva prezzo perché era un prodotto su un unico sottostante. Non appena è stato riammesso alle negoziazioni, è ripresa la quotazione del prodotto, riflettendo appunto quelle che erano le condizioni di mercato del sottostante. Ok, allora Antonio ti chiederei di fare una parentesi, di aprire una parentesi, corrispondiamo, in realtà c'è stata poco dopo che abbiamo iniziato la segnalazione di un certificato che adesso vado a rivedere poi chi è, comunque aveva in portafoglio e chiedeva cosa ne pensassimo, e però in realtà è la risposta alla domanda che ci ha fatto adesso Fernando se esistono certificati reverse su indici. Quindi dato che io le avevo già selezionato di mio, sembra che questo prodotto sia diventato improvvisamente particolarmente interessante, ma naturalmente un motivo c'è, e quindi ti chiederei di andare a inserire il codice Frexa 0016503 e quindi ecco di vederlo un attimo assieme, così magari ci racconti innanzitutto il funzionamento e così rispondiamo a Fernando che se chiede appunto se esistono certificati reverse su indici, e chiaramente questo non è l'unico, però dato che questo in questo momento è tornato estremamente interessante, magari lo vediamo assieme. Sì, allora, si tratta di un prodotto con sottostante l'indice S&P 500 Total Return.
quindi parliamo della versione dell'S&P 500 con i dividendi reinvestiti, che nelle soluzioni short di fatto permettono di offrire un rendimento più elevato in virtù del fatto che il valore a termine del sottostante, quindi il valore che io come strutturatore stimo a scadenza, di fatto è già più alto. Quindi a parità di condizioni non dovesse muoversi il sottostante, la versione total return tra un anno, comunque alla scadenza del prodotto, sarebbe per un valore pari ai dividendi più elevata rispetto al livello attuale. Il prodotto, quindi, vi dicevo, sull'S&P 500 Total Return, che ha una data di scadenza stabilita al 6 aprile 2020, quindi praticamente mancano all'incirca 7 mesi più o meno, no, 6 mesi alla scadenza. La data di fixing finale invece è il 23 di marzo, quindi il 23 di marzo dell'anno prossimo si andrà a fare la rilevazione sull'S&P, e il prodotto è quello che noi, diciamo, in Exane chiamiamo reverse classic crescendo. Quindi non siamo nella categoria crescendo rendimento, ma in quella che noi chiamiamo classic crescendo. Per capirci, si tratta di un prodotto autocallable puro, quindi quelli che anche sul mercato vengono conosciuti col nome di Athena Certificate. Fondamentalmente, questo prodotto, se lo guardiamo, diciamo dall'origine, quindi da marzo, di quest'anno, era un prodotto che prevedeva, a partire dal sesto mese, quindi scadenza di un anno, a partire dal sesto mese e tutti i mesi fino all'undicesimo, la possibilità di essere rimborsato anticipatamente se il sottostante si trovasse al di sotto del suo livello iniziale. Parliamo di un Iniziale. prodotto reverse, quindi chiaramente lo scenario positivo per l'investitore si realizza quando il sottostante è in ribasso. E in particolar modo, come dicevo, dal sesto all'undicesimo mese, il rimborso anticipato avverrebbe a 1.000 euro più un premio mensile di 1,66%, quindi di 16,60 euro, per il numero di mesi che sono trascorsi dall'emissione. Quindi, per capirci meglio, se il rimborso fosse avvenuto a settembre di lo scorso settembre, insomma, l'investitore avrebbe ricevuto un premio pari a 1,66 per 6 mesi che sono trascorsi dall'emissione, quindi 1.099,60 euro. Questa condizione è una condizione, come dire, che si va a verificare tutti i mesi fino al mese antecedente la scadenza, con questo premio che appunto è crescente. Se non dovesse verificarsi il rimborso anticipato, si arriva a scadenza, quindi alla famosa osservazione del 23 marzo 2020, in cui ho tre scenari. Lo scenario in cui l'S&P è in ribasso rispetto al suo livello iniziale, quindi fondamentalmente inferiore al 100% del suo livello iniziale. E in questo caso l'investitore riceverebbe 1.199,20 euro, che altro non sono che l'1,66 moltiplicato per 12 più il capitale. E questo è il primo scenario. Poi c'è uno scenario intermedio in cui, se l'S&P Total Return si trova tra il livello iniziale e un rialzo massimo del 13% rispetto a questo livello iniziale, quindi una barriera posta al 113%, in quel caso ho il capitale protetto, quindi riceverò i 1.000 euro. L'ultimo caso, che rappresenta poi il caso sfavorevole e in un certo senso la particolarità di questo reverse, è il caso in cui l'S&P 500 Total Return registrasse, osservandolo soltanto a scadenza, un rialzo superiore al 13%, quindi si trovasse al di là, al di sopra. Siamo in un prodotto reverse, al di sopra della barriera 100, posta al 113% del suo livello iniziale. In quel caso, la performance positiva del sottostante viene ribaltata di segno e moltiplicata per 2. Quindi questa è la particolarità, il fatto che questo prodotto reverse abbia un effetto leva sul rialzo, che poi permette anche chiaramente di finanziare questo rendimento sicuramente interessante. Sì, devo Quindi dire infatti che questo era chiaramente il meccanismo che meno ci è piaciuto fino ad oggi, devo dirti la verità, ma è abbastanza evidente perché comunque è un po' come se fosse un airbag sfavorevole, cioè anziché aiutarti a perdere di meno, purtroppo ti raddoppia
raddoppia la performance negativa. E questo in qualche modo ce l'ha fatto guardare come strumento in watchlist. Però, dato che è qualche giorno ormai che l'America sta iniziando a ballare un po' pericolosamente, è tornato, come dicevo, appunto, improvvisamente interessante, perché attualmente si acquista in area 1034, il prezzo preciso attualmente è 1034, l'indice Standard & Poor's 500 Total Return è a 5828, il che vuol dire che è praticamente circa 3,5 punti al di sopra del livello iniziale. Quindi chi volesse eventualmente puntare su una prosecuzione del ribasso da qui ad aprile, che poi un ribasso di 3,5 punti servirebbe da oggi, ecco, a quel punto, se questo si verificasse, il certificato rimborserebbe, come abbiamo visto, sopra 1100, per poi arrivare addirittura a 1199 alla scadenza, e comprando da 1030, insomma, c'è spazio tra il 7 e il 13% di rendimento a fronte di un meno 3,50 dell'indice Standard & Poor's. Quindi, ferma restando questa caratteristica, e ti ringrazio di aver evidenziato, del rimborso chiaramente un po' più negativo rispetto alle attese, o a quello che siamo abituati, c'è da dire che il certificato in ottica di copertura sul mercato americano può funzionare. Volevi aggiungere qualcosa? Altrimenti ti chiedo di vedere magari il gemello Eurostoxx. Volevo soltanto aggiungere che appunto esistono altre soluzioni in reverse che chiaramente trovate sul nostro sito e anticiparvi anche che settimana prossima ne arriverà un ulteriore su Nasdaq 100 ed S&P 500, sempre nella versione Total Return. Ah, La poi ok, perfetto. troverete, poi Bene. troverete tutti i dettagli sul sito web. Sul pezzo, insomma, come si suol dire. Beh, vabbè, ma sai, poi sono mesi e mesi che si dice che gli americani sono arrivati ormai a un punto forse di eccessivo rialzo, poi non correggono mai significativamente. Però ecco, avere a disposizione gli strumenti ci permette quantomeno di mettere copertura nel portafoglio. E volevo chiederti se possiamo vedere brevemente il Frexa 00 16495, così anche completiamo. Anche questo dovrebbe essere praticamente un classic crescendo. In questo caso abbiamo come sottostante, anziché il S&P 500 Total Return, abbiamo l'Eurostoxx 50 Gross Return, quindi un po' differente, ma comunque il concetto è che c'è sempre il reinvestimento dei dividendi. In questo caso abbiamo dei premi trimestrali come osservazioni. La prima è già andata, quella di settembre, quindi la prossima sarà il 23 dicembre, con un coupon dell'8,55, giusto? Eccolo. Esatto, a 1.085,50 l'eventuale possibilità di rimborso anticipato con osservazione il 23 di dicembre. Anche questo rimborsa al doppio, sì, anche questo moltiplica la performance negativa al di sopra della barriera. E qui interessante c'è che l'Eurostoxx in questo momento è a più 4,50 rispetto allo strike, quindi anche in questo caso potrebbe essere utilizzato sotto forma di copertura se il ribasso dovesse continuare, ma ciò che c'è di buono rispetto al precedente è che questo quota sotto la pari, mentre il precedente sull'S&P quotava già 1025, 1035 anzi sulla lettera, questo è a 957, 960, quindi c'è anche un acquisto sotto la pari. E poi, sempre perché appunto una rapidissima carrellata in questo senso, Frexa 00 16719. E questo è su tutti e due, quindi praticamente sull'Eurostoxx 50 e sull'S&P 500, quindi non è singolo, ma sono assieme, il che chiaramente si porta dietro il meccanismo, immagino, best off, Si giusto? porta dietro il meccanismo best of, dove vado a guardare appunto, avendo una versione reverse, di classic crescendo, il migliore tra i due. Questa ha osservazioni mensili, scadenza a ottobre dell'anno prossimo, quindi una scadenza naturale, una scadenza iniziale del prodotto di 18 mesi e finestre di rimborso anticipato che inizieranno questo mese, inizieranno il 16 ottobre di questo mese, con un premio di autocall pari a 0,60% moltiplicato per il numero di mesi che sono trascorsi dall'emissione.
Quindi il meccanismo, diciamo, classico dei prodotti autocallable, dei classic crescendo, quindi con tutte le osservazioni mensili di rimborso anticipato, sempre fino al mese precedente la scadenza. Altrimenti se arriva a scadenza, dove ho i miei tre scenari, quindi tutti e due gli indici in ribasso, e allora ricevo 1108, tutti e due gli indici che si trovano, e quindi l'indice migliore, che al massimo si trova entro la barriera del più 12%, quindi del 112% rispetto al livello iniziale, o alternativamente, quindi l'ultimo scenario, nel caso in cui il migliore si trovasse al di sopra del 112%, in questo caso non c'è un effetto leva, ma si riceverebbe appunto la performance del migliore invertita di segno. Ecco, e questo ci piace. Tra l'altro, visto che come sempre c'è chi è alla ricerca di idee di brevissimo, vi dico che questa potenzialmente potrebbe essere effettivamente un'idea di breve, anche perché il 16 ottobre dovrebbe essere la prima data utile per il rimborso anticipato, perché siamo al sesto mese, giusto? Esattamente, Esatto. confermato così. Quindi potrebbe esserci un rimborso di 1036 euro. E la condizione è che tutti e due gli indici si trovino al di sotto dello strike iniziale. Attualmente abbiamo l'S&P 500 che quota praticamente sullo strike, perché siamo allo 0,20 sopra strike, e l'Eurostoxx 50 più 2%. Quindi, se dovesse continuare in questi 13 giorni che mancano alla rilevazione un po' di tendenza negativa, questo certificato praticamente rimborserebbe già il 16 ottobre a 1036 contro l'attuale prezzo di acquisto di 989. Quindi un rendimento del 5%, insomma, poco meno del 5% per un ribasso del 2%, anzi, anche meno, vedo qui, distanza al livello iniziale, siamo all'1,14 sull'Eurostoxx. Quindi. Esatto. E tra l'altro va detto che se non dovesse essere adesso a ottobre, poi si ripeterà l'osservazione mensilmente, sempre con le stesse caratteristiche, premio crescente fino a ottobre 2020, che è la scadenza. Quindi allora, i primi due erano sul singolo indice. Questo, mettendoli assieme, a mio avviso, è venuta fuori una bella idea, che può essere tra l'altro anche un ottimo spunto operativo last minute per chi vuole cavalcare questa ondata di volatilità che sta interessando i mercati. A tal proposito, c'è José, che ci chiede, diciamo che qui poi magari la risposta la do io rapidamente. Dice: come mai le emissioni certificati reverse, come magari questi, dove le barriere sono anche a volte più alte sui titoli, sono comunque numericamente meno rispetto ai certificati tradizionali, dal momento che in questo periodo dovrebbero essere molto appetibili? E a José rispondo io brevemente, perché poi a te invece, Antonio, giro un'altra domanda che è arrivata da Michele. Ecco, l'altro Michele, l'ultimo che ha scritto dello switch, a mio avviso forse sì, guarda, potrebbe convenire fare uno switch tra il primo su S&P 500 e questo, dal momento che quotano lo stesso prezzo, e però almeno ti eviti il meccanismo del doppio sopra barriera. Quindi, detto tra noi, mi sembra una buona idea. Invece, tornando a José, allora, il discorso, sai, José, il discorso è che purtroppo si è abituati sempre ad investire a rialzo. Il discorso, l'ottica della copertura ce l'ha chi come te, come me, come molti, probabilmente tutti coloro che sono all'ascolto di questi nostri appuntamenti hanno già una certa propensione a utilizzare anche strumenti che vanno in direzione contraria. Tipicamente però il mercato è abituato a investire a rialzo e il discorso è che se ti ritrovi a perdere il 40% perché il mercato è sceso del 40%, tutto sommato ti senti in abbondante compagnia perché comunque è un ribasso che ha interessato tutti. Viceversa, quando tu perdi il 40% a fronte di un più 40% del mercato, fa più male perché ti sembra di aver buttato soldi su una copertura che non serviva. E di conseguenza questo fa sì che i certificati reverse vengano emessi numericamente in quantità minore perché vengono acquistati in quantità minore, cioè quelli che vi ho appena fatto vedere sono certificati, tra virgolette, abbastanza trascurati dal mercato, cioè vengono presi magari da qualche private, da qualche consulente che è un pochino più informato per delle coperture di portafoglio un po' più importanti, ma se vai a vedere i volumi sui certificati long rispetto a quelli short, evidentemente non c'è proprio paragone. Non voglio dilungarmi però ancora perché ti voglio chiedere, c'è Michele che,
ci chiede se c'è qualche certificato con Maxicedola entro fine anno per il recupero delle minusvalenze. Sì, allora ce ne sono diversi ed eventualmente, allora datemi solo un secondo, dovrebbero essere qua. Maxicedola a dicembre, fatemi soltanto dare una conferma che non vi dica un'informazione falsa, dovrebbero essere così. Cioè che non abbiano ancora staccato, in pratica, vuole Esatto, dire. esattamente. Sì, allora, i prodotti che trovate in questa tabella sono tutti dei crescendo maxi cedola che staccheranno, che faranno l'osservazione sull'indice, non parlo soltanto di Eurostoxx perché essendoci anche un basket americano abbiamo utilizzato l'S&P, quindi faranno l'osservazione sull'indice per lo stacco della cedola con una barriera al 60% a dicembre di quest'anno. Dopodiché prosegue quindi il classico funzionamento che probabilmente conoscete già, ma ribadiamolo giusto per informazione. Dopodiché, a partire da gennaio dell'anno prossimo, proseguiranno, tra virgolette, agganciati all'andamento del basket worst off dei tre titoli, da cui poi dipenderà tutto il seguito del prodotto, quindi le cedole mensili. Prendo l'esempio sul primo prodotto che trovate in tabella, le cedole mensili dello 0,5% con una barriera al 65%, facendo appunto l'osservazione sul worst off, UniCredit, SocGen intesa, il rimborso anticipato a partire da marzo dell'anno prossimo, se tutti e tre i titoli, quindi l'Eurostoxx non lo guardo più, tutti e tre i titoli si trovano al di sopra del rispettivo livello iniziale che trovate nella quarta colonna della tabella, e se non dovesse avvenire mai il rimborso anticipato del valore nominale, si arriva a scadenza con una barriera di protezione posta al 60% dello strike, sempre sul basket worst off dei tre titoli. Quindi se tutti e tre si troveranno al di sopra la barriera del 60% si riceveranno i 1.000 euro. Alternativamente, si sarà, quindi un titolo ne basta uno al di sotto della barriera, qui non abbiamo l'effetto relief, si incorrerà in una perdita del capitale, quindi si sarà indicizzati all'andamento del peggiore. Sempre prendendolo a titolo di esempio, forse era qualcosa che avevamo già visto nei precedenti webinar, ma è valida per tutte le nostre nuove emissioni, lo prendo soltanto a titolo esemplificativo, abbiamo accorciato il calendario. So che era un argomento sensibile per gli investitori, quindi di fatto dall'osservazione al pagamento passeranno 7 giorni lavorativi, mentre dall'osservazione 3 dicembre al stacco della maxicedola passeranno 5 giorni lavorativi. Questo calendario implica che se la condizione il 3 dicembre sarà verificata, per gli acquisti antecedenti il giorno di stacco della maxicedola, si avrà comunque diritto a riceverla nella data di pagamento. Ecco, no, attenzione, dice Alberto, ma oggi non pagherebbero visto il livello. Questo prodotto specifico? Sì, forse sì. Invece no, chiariamo, Alberto, magari se vuoi aggiungere meglio, perché comunque l'osservazione della maxicedola è sull'Eurostoxx 50, fermo restando che anche gli altri titoli sarebbero al di sopra delle barriere, però in particolare si osserva l'Eurostoxx, quindi pagherebbero tutti la maxicedola a dicembre, anche in funzione dei valori attuali. Non so se volevi intendere altro, però chiariamolo, insomma. Sì, no, certo. Ad oggi la cedola verrebbe pagata, il livello barriera sull'Eurostoxx 50 è a 2072 punti, adesso io sono un po' in ritardo sul Bloomberg, ma vedo 3419, quindi Sì, siamo ad sì. oggi sarebbe sicuramente pagata, così come se queste condizioni dovessero mantenersi sui tre titoli, quindi sul basket worst off. Questi sono i livelli di barriera per i tre titoli. Ai livelli attuali pagherebbe anche le cedole mensili. Chiaramente l'osservazione che va fatta a gennaio, dovessero mantenersi così di qua a gennaio, pagherebbero anche le cedole mensili, che forse ho dimenticato di Ok. dirlo, godono dell'effetto memoria.
Perfetto, hai letto la domanda di Luca? No, perché Luca ha appena scritto se c'è la No, memoria sulle cedole. no, non l'ho Ok. letta. No, Luca ha appena chiesto se le cedole erano a memoria, quindi lo hai, praticamente hai risposto in Ok. tempo reale con la Sì. domanda. Allora, giusto un'ultimissima precisazione, la barriera sulla cedola mensile è al 65, A mentre 65. sul capitale è a 60. Oh, Alberto prima aveva letto quel 100% e pensava che fosse riferito al coupon, quindi ha chiarito insomma la cosa, No, il è tutto 100%, il 100% è sul rimborso sul anticipato. rimborso anticipato. Beh, quindi insomma, allora diciamo che mi sembra, tornando alla tabellina, c'è tempo un po' per tutte le esigenze, cioè c'è il coupon 6,30 per chi magari deve recuperare a breve meno minusvalenze, quindi è sufficiente una cedola del 6,30, dove a quel punto il basket è un po' più solido, ecco, con titoli un po' meno volatili, e poi c'è quello invece un po' più spinto, 15% con AMD Micron e Broadcom, con osservazione sull'S&P 500 per la Maxi, con coupon appunto Maxi del 15% e poi barriere chiaramente più basse. Sì, l'8772 dice che hanno valori iniziali molto bassi, cioè quindi che avete strikeato bene, fondamentalmente, dice Sì, questo è anche passi. stato questo qui, visto che stiamo parlando di questo, i livelli sono i livelli del 19 di giugno di quest'anno. No, una buona data strike ho visto, infatti, soprattutto su, non tanto su Sì. UniCredit che comunque è riscesa, ma su Intesa 1,90, un ottimo valore sotto questo punto di vista. Va bene, no, ci sono state tante domande, ma comunque ti giro volentieri anche un complimento che viene fatto a voi, perché comunque avete il miglior layout con tutti i dati possibili ed immaginabili per una scelta immediata e approfondire i certificati, immagino si riferisca anche e soprattutto tutto al sito web e alle informazioni che tipicamente mandate, quindi complimenti perché riuscite a mantenere comunque un ottimo servizio di comunicazione e assistenza con gli investitori anche insomma prima, durante e dopo, quindi te Grazie, lo mi fa piacere. questa te la giro. E Antonio, allora siamo arrivati in conclusione, abbiamo visto diverse idee, quindi qualche reverse soprattutto su vostra indicazione, e mi sembra insomma siamo riusciti a trovare delle buone idee con qualche spunto anche sul breve. Naturalmente la gamma di Exxon è talmente ricca che chiaramente non è possibile andare a vedere tutto quello che c'è di interessante. Avevo selezionato ancora due o tre certificati, in particolare anche uno con Tesla come sottostante, che ripeto oggi si sta muovendo. Però è terminato il tempo per oggi, quindi dobbiamo dare appuntamento al nostro approssimamento mensile e naturalmente al nostro prossimo appuntamento. Antonio, se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. No, beh, innanzitutto ringraziarti, ringraziare tutti i partecipanti. Sicuramente ci vedremo al prossimo appuntamento, di cui mea culpa, non ricordo la data, ma dovrebbe essere all'incirca tra un mesetto o poco più. E niente, la nostra, diciamo, il focus, giusto per chiudere con l'argomento con cui abbiamo iniziato, del relief, era proprio quello di fornire comunque una soluzione che potesse rappresentare una variante sulla protezione del capitale. Abbiamo fatto diverse varianti sulle cedole, abbiamo fatto alcune varianti sul rimborso anticipato. Questa in un certo senso va a arricchire la nostra gamma in termini di varianti, di variazioni, quindi del classico crescendo rendimento memory per quanto riguarda la protezione del capitale. E poi, giusto una piccola, come vi avevo anche accennato prima, settimana prossima arriveranno nuove emissioni sul mercato di tipo un po' più tradizionale, sia su singoli titoli che su basket worst off, di cui poi tutte le informazioni saranno chiaramente reperibili sul nostro sito web nella sezione ultime emissioni, ed eventualmente a disposizione per qualsiasi informazione.
Benissimo, Antonio, io ti ringrazio, mi sembra sia stato come appunto da aspettative un appuntamento comunque interessante, naturalmente me lo auguro soprattutto per tutti coloro che erano all'ascolto, abbiamo comunque fornito diversi spunti e ci diamo appuntamento al prossimo incontro, ringrazio naturalmente te per la chiarezza, per la trasparenza e per insomma, i contenuti sempre, sempre molto interessanti. Alla prossima, buona serata. Buonasera a tutti, ciao Pierpaolo. Ciao Antonio.